Praticamente venivano mummificati i frati e i santi, quindi i santi venivano messi nelle cripte alzate, mentre i frati venivano messi coricati. E qui troviamo un frate, uno dei frati più importanti, che è stato Angelo di Annabate, che è stato un predicatore e un teologo. Possiamo visitare le catacombe? Stiamo entrando quindi nelle catacombe del convento di Perchinè. Ecco qui i corpi mummificati. Quello che potete osservare di fronte, il primo è appunto il teologo e predicatore che dicevo, Angelo di Annabate. Poi ci sono altri corpi, sono altri frati che praticamente sono stati sepolti qui dentro, sono stati mummificati. Esatto. Quanti corpi si trovano all'interno? 50. Quindi qui vediamo alcuni corpi che sono stati mummificati e sono in tutto sommato in buona conservazione, in buone condizioni. E poi qui ci sono altri corpi, immaginiamo. Sì, addirittura dovrebbe esserci anche il corpo di una bambina, però venivano messe sopra, quindi questi qui sono quelli dei frati. Che periodo risale la mummificazione? Prima dell'editto di Napoleone. Questo luogo lo si può visitare abitualmente? No, momentaneamente questo luogo non è possibile visitarlo, ma potete vedere appunto queste immagini, grazie a Bella Sicilia, grazie al gruppo di comunicazione Comunicare 24 con Onda TV. Quindi Perchinè ha tanti tesori da mostrare e poi c'è questo luogo con i corpi mummificati. Così come accade in tanti altri comuni, abbiamo visto le mummie di Piraino, abbiamo visto le mummie di Savoca, quelle di Gangi. Qui ci sono dei teschi. E immaginiamo che lì veniva effettuata la procedura per la mummificazione. Il collatoio dove venivano lasciati essiccare i corpi. Siamo a Perchinè sotto il convento.